Bentornati signore e signori sul canale di PG Sports LOL, ancora una volta ad accompagnarvi a Strox e Decoder Inside. Abbiamo appena visto una partita che ci è piaciuta e che è stata un po' un susseguirsi di ribaltoni da una parte e dall'altra. Adesso che ci siamo un po' calmati in questa brevissima pausa, possiamo forse piano piano, molto piano, andare a parlare di quella che è la prossima partita che ci interessa abbastanza comunque, perché vediamo sul campo due team che, ecco, da un lato e dall'altro, per un motivo o per un altro, ci hanno fatto vedere le stelle. Assolutamente, ma anche perché c'è la volontà di andare sul 3-0 e continuare a seguire gli avversari, non vuoi cedere il passo, ma al di là di queste statistiche da classifica, sì, abbiamo due team che ci hanno fatto vedere le stelle, abbiamo appunto i Project 11 da un lato, i Drain Esports dall'altro, due squadre questa volta a differenza del primo game che portano tante attenzioni su tutta la mappa. La giungla in particolar modo ha un ruolo ben definito, in particolare Teco Teco, fino a questo momento è stato sostanzialmente onnipresente, ha giocato molto bene, ha giocato davvero un bel League of Legends e soprattutto, e qui mi fermo, poi ti passo la parola perché ti tolgo la pedina forse più importante dei Drenn, Cobra. Come puoi toglierlo, metterlo? È difficile. Io oggi sono curioso perché lo andremo a vedere all'interno di un matchup che secondo me ha tanto da dire. Sappiamo comunque l'abilità, e forse sto anche un po' downscalando Checo 80, ma sappiamo benissimo che si tratta di un ottimo top laner, un ragazzo che ci ha fatto divertire tantissimo in intervista, ma anche sulla landa durante lo Spring Split di questo Proving Grounds. Vediamo se oggi riuscirà a rospare quello che adora attualmente, per il momento, in questo momento precisamente, ora, seduta stante, è il miglior top laner della competizione, hands down, non c'è assolutamente niente da dire. È un ragazzo, è un main Jace che ha fatto praticamente 900 LP dal master in su soltanto con questo campione. Questo dovrebbe in qualche modo dirla lunga, però è anche un ragazzo a cui quel Jace è stato bannato e che è riuscito comunque a farsi vedere e a giocare una partita da protagonista. Quello. Per quanto main Jace e quindi con una forte conoscenza del campione, della gestione forse anche di qualsiasi corsia nel momento in cui sei in un TP tendenzialmente sai gestire quasi tutti i matchup, l'abbiamo visto giocare una Gwen tra le migliori e quello che sorprende sempre più di questo giocatore è il fatto che c'è sempre quell'inizio un po' difficoltoso dove cedi il first blood, vuoi per le attenzioni del jungler avversario, vuoi per l'appunto per delle difficoltà. E sembra quasi che in quel momento, quando sei in deficit di risorse, partano gli occhi rossi, parte l'effettivo spike del giocatore, però. Lo Sharingan, diciamo, Esatto, dai. compare lo Sharingan e basta, si alza il livello e non c'è più gioco che regga, ma detto questo, signori, siamo in Champions Select, si sta continuando per la fase di ban, Drain Esports, tante attenzioni orientate verso quella Renata e quel Kha'Zix. Sono campioni che mi interessano particolarmente. Lilia ha preso un buon buff sulla sua passiva in questa 12.11. Dall'altro lato, Renata Glass, che lo sappiamo, è forse il miglior supporto del momento, probabilmente, specie se messo accanto ad una Zeri. Hanno dei numeri per quanto riguarda il trade in early veramente stupidi, senza proprio ombra di dubbio. Ma sono state fatte anche delle ulteriori rimozioni che secondo me hanno molto senso. Talia l'abbiamo vista nella partita precedente, non la più splendente che io abbia mai visto, ma comunque un pick molto valido che in 12.9 è stato buffato e che mantiene un buon momento nonostante un po' di nerf. Kha'Zix è un flavor da parte di Exos, per chi non lo sapesse, e dall'altro lato Lucian e Wukong, oltre alla Lilia di cui abbiamo già parlato. Sono contento di vedere Lucian bannato. Sai, nei miei appunti, per voler mantenere una chiave un po' più ironica, avevo segnato Lucian Nami come free cheating, perché in questo momento in particolare, quando hai libero accesso su quella corsia inferiore, difficilmente puoi trovare un counter o un qualcosa che funzioni particolarmente. Se non orientato al mero scaling, è la speranza di provare a resistere fino a fasi tardive di partita. Perciò, per l'appunto, contento di vedere questa strategia quantomeno rimossa. E mi piace anche la buona
volontà da parte di Project Eleven di forzare i treni Esports su un qualcosa di diverso. Banni Lilia, banni Wukong, hai disabilitato buona parte del meta di questa patch orientato alla giungla e difatti forzi per l'appunto l'acquisizione di un Viego in apertura praticamente. Ed è comunque un first pick che rimane molto comodo a Tecoteco. L'hai detto prima, è un player che vuole giocare la mappa, vuole giocare sulla proximity, vuole giocare sul dare vantaggio ai suoi compagni di squadra facendoli volare nell'iperuranio. Ora, andargli a dare un Viego che se riesce a scalare riesce veramente ad arrivare direttamente lui sulla luna e soprattutto un campione che ha così tanto potenziale per gankare, allora le cose cominciano ad essere importanti. Dall'altro lato è stato selezionato uno Xin Zhao, ce lo aspettavamo nella giornata di oggi dati quei piccoli ritocchi della 12.11 ed è un pick che contro Viego si vede abbastanza spesso e che riesce a giocare molto bene. Però è arrivato anche un Ezreal, dall'altro lato invece è stato preso un Nautilus. Cominci già con del potenziale di lockdown abbastanza importante con quei crowd control, anche perché sei andato a rimuovere Renata, quindi a prescindere da tutto ti trovi in uno slot a te molto favorevole e hai già deciso di shiftare la draft perché non hai piccato il tiratore. Va benissimo così, ti sei assicurato il supporto in questo momento, dall'altra parte già dichiarato apertamente Ezreal, quindi mantieni in qualche modo salvaguardia quella pedina. L'over di Akshan dichiara apertamente anche la corsia centrale, però in questo momento sai già dall'altra parte chi sarà il jungler, chi sarà il top laner, quindi saggiamente opti per l'appunto per la selezione del top laner. Vai, ho capito, ti vedo che sei scalpitante, dici. Hai blindato Gangplank. Scherzo ovviamente, ma a prescindere da tutto ciò, no, volevo semplicemente arrivare al punto che, ecco, ti dicevo, non hai piccato da una parte il tiratore, dall'altra parte hai deciso di andare a matchare la top lane. In uno slot del genere la scelta è decisamente consistent, perché hai dato a Copr comunque il pick che voleva lato Drain Esports, tu devi andare a rispondergli prima che ti vengano bannati letteralmente tutti i campioni che possano fungere da risposta a quella Gwen. Ora, su questa Gwen voglio veramente vederlo Copr, sono molto curioso della cosa, ma voglio anche andare a vedere a questo punto quali saranno gli ultimi due innesti da parte dei Drain. Non ci dimentichiamo che il Gangplank di Kek80 è uno dei migliori in Italia, hands down. Sono d'accordo su questo. Hai ovviamente draftato due top laner da late game, quindi c'è la volontà da questo punto di vista quantomeno di coprire gli aspetti della partita. E anche un Ezra, quindi ovviamente hai già delle garanzie in più per le fasi iniziali. Tra l'altro sono curioso e genuinamente contento di vedere uno dei migliori Gangplank in questa fase del campione, dove opta anche già dall'inizio per la letalità nell'artiglio del predatore. Potremmo effettivamente vedere un GP diverso da quello delle scorse settimane o dagli scorsi spring, un GP quasi rinfrescato da questo punto di vista. Dall'altra parte, lo dicevi tu giustamente, Copr torna sulla sua Gwen, ci ha già piacevolmente stupito durante la seconda giornata, quindi è un pick che in qualche modo potrebbe riconfermarsi solido nelle sue mani. Sostanzialmente sono dei Drain Esport che stanno giocando molto più di testa piuttosto che sul mero confident, perché comunque è vero, Gwen l'ha giocata, Copr l'ha giocata bene ed è comoda, ma allo stesso tempo tutte le selezioni viste finora sono meta aderenti. Lo sono senza ombra di dubbio, adesso potrebbe arrivare addirittura una Ashe da andare ad accostare a Nautilus. Sarebbe interessante come scelta, ma considerando che c'è Braum contro, forse non è esattamente quello su cui vuoi andare. E infatti si cambia un po' aria, si va su Jinx, vai a prenderti del buono scaling. È un campione che sta riuscendo piano piano a rivedere la luce. Sono molto stranito dal fatto che non sia ancora arrivato una Felios, perché comunque in 12.11 ha preso degli ottimi boost su quella che è alla fine dei conti la sua passiva, quindi quelle statistiche che vai a potenziare con il crescere dei livelli. Ma questo è quanto. L'ultimo pick è una Ahri, quindi Ahri contro Viktor in corsia centrale, lo vedremo di sicuro. Quanto hai po' per questa top lane, tu non puoi capire. Chiedere, guarda, veramente, se c'è Charlie Peppe all'ascolto, ti prego, facciamo 30 minuti di top lane.
Beh sì, qui potrebbe essere molto interessante perché hai per l'appunto da un lato un giocatore esperto che ci ha apertamente fatto capire con quelle prime due giornate di saper dire la sua anche in fase di svantaggio, dall'altra hai il miglior Gangplank probabilmente in questo momento, o quantomeno sicuramente in una situazione comoda dalla sua, microscopicamente parlando. Sono due draft abbastanza solide. Hai tra le altre cose chiuso per i Project Eleven con Ahri, quindi un campione che non ha a quanto pare attirato le attenzioni durante la fase di ban, addirittura bannata Akali a un certo punto, lasciando open Ahri. Quasi mi sorprende questa tipologia di decisione. Ma sei riuscito a portare a casa uno dei campioni migliori del momento, è vero, contrapposto a un Viktor, quindi comunque c'è una buona copertura per quanto riguarda la corsia centrale, ma è Dreammaker. Quello è Dreammaker Suari. Eh beh, lo sappiamo, è un giocatore veramente molto proattivo sul champion, è un giocatore molto proattivo in generale, a dire la verità. Su quelle famose tier list che erano uscite prima dell'avvio dello split, non era stato posizionato esattamente in un posto di onore, però comunque sta riuscendo a farsi vedere. Nella partita scorsa dei P11 è stato un po' una superstar, se vogliamo. Sicuramente non un assolo da parte sua, ma un'azione corale. Però comunque lui era lì e riusciva a ripagare Pumper Focaccia il diretto avversario, che comunque era di tutto rispetto la settimana scorsa. Detto questo, abbiamo Diablo su un buon pick per lui, abbastanza famoso il suo Viktor. Riuscirà molto probabilmente ad imporsi in maniera abbastanza importante, magari non sulla linea, ma per quanto riguarda la partita quasi di certo. Ma sono curioso di vedere dove e come vorranno andare a scalare questi Draenei, perché hai selezionato una Jinx, hai selezionato 30 una secondi alla Gwen, hai generazione dei Viktor, minion. e sono tutti elementi da scaling, ma hai anche Teco Teco su un importantissimo Viego, e qui Sid, la lanterna, anzi l'ancora, perdonatemi, missa veramente di un non nulla questo checco 80. Ma lo avete detto, lo avete capito, siamo entrati in partita. Draen contro P11, mano agli hashtag, mano alle scommesse in chat. Io la domanda te la faccio: rimani della tua rispetto alle prediction o cambi idea? Cavolo. Minion in Cavolo, funzione. perché hai toccato un punto sensibile di questa partita, ovvero le tempistiche di scaling di questi campioni. Draen Esport è una draft fortemente orientata al late game. Hai bisogno di scalare, hai bisogno di risorse extra che difficilmente potrai trovare contro una composizione relativamente safe come quella dei Project Eleven, in particolar modo nella corsia inferiore. Puoi avere qualche successo in più, forse, tra giungla e corsia superiore, ma per l'appunto l'inferiore è quasi in cassaforte, almeno per le fasi iniziali di partita. Però allo stesso tempo, se riesci ad aver successo, se riesci anche solo a stallare fino al raggiungimento di quegli spike, tutto diventa più facile. Voglio dar fiducia ad una squadra che si è dimostrata capace durante questa prima settimana, perciò confermo i Draen. Ma voglio sapere anche la tua opinione. Io sono d'accordo con te, rimango della mia opinione, ma qui facciamo un po' di attenzione perché vengono proccati i morsi del gelo su Sid, grazie all'Ari e Thomas Fate. Però i danni sono veramente pochi ad entrare su quel Nautilus. Relentless, tra l'altro, è rimasto con la sua barra degli HP piena. E considerando Ezreal, che tra l'altro ha il First Strike come runa, giusto per andare a valorare la nostra tesi che si tratti di un campione polivalente che può essere costruito in tante maniere diverse. Alla fine, Relentless quel trade l'ha vinto, possiamo dire. Eh sì, hai portato a casa comunque un successo. Sicuramente questo possiamo dirlo. Hai detto, è un Ezreal con una runa decisamente diversa da quella che abbiamo visto in precedenza, molto più orientata alla fase di corsia, all'ottenimento di ovviamente qualche gold extra, orientato all'aggressione che puoi trovare con il pop dalla tua. A differenza appunto di quel Conqueror che ti garantiva qualcosina in più durante i fight. Diciamo che dalla tua lo stai giocando comunque in una draft molto diversa rispetto alla precedente. Vuoi teamfightare? Sì, c'è uno Xin Zhao che sicuramente ti dà qualche sicurezza in più, ma allo stesso tempo sai di farlo così tardivamente, dato anche l'esigenza da parte di Gangplank di accumulare risorse dalla sua, che sei disposto comunque a scambiare con quella tipologia di runa. Qui attenzione perché il setup c'è da Attenzione. ambo i lati. Eh sì, doppio setup, il flash in avanti di Teco Teco completamente a vuoto, adesso flasha in Exos, ma sono arrivati sotto torre, copre Teco Teco, non c'è il flash da parte di quella Gwen naturalmente, c'è l'ustione che è già partita
costretti a dover arretrare un po', anche se Tecoteco qui il sentiero della mietitura lo ha tirato fuori un'altra volta. Attenzione a Cobra, qui potrebbe starci il primo sangue, in effetti è così. Risponde Tecoteco, arriva il reset. I danni ci sono perché aveva preso il corpo di quel GP, di quello Xinjiao, perdonate. E infatti è una double con acquisizione di double buff. Ok, sei andato un po' sotto con Cobra, ma hai risolto con il tuo Viego e soprattutto la kill non l'aveva presa GP, quindi la top lane rimane ancora bilanciata. È ottimo. Questo scenario è ottimo, avere Viego sulle due uccisioni, l'aver rubato il double buff avversario, è quantomeno preziosissimo. Hai un vantaggio in farm anche adesso per la giungla, dato che Xinjiao è stato costretto a aspettare quantomeno di tornare in vita e a portarsi sulla corsia inferiore. E come dicevi, tra le altre cose c'è un termine di farm anche in vantaggio. Attenzione qui però. Viene trovato Relentless, costretto al flash. Risponde molto bene su Thomas Fate con qualche colpo, senza neanche la fishbone. Però attenzione, la volontà è abbastanza evidente in casa Dren. Si vuole giocare su Copre e su Tecoteco. Qui viene zonato Checco dal farming. Copre riuscirà a pushare completamente questa wave sotto la torre di Checco, ma non è finita. A quanto pare il cappottone deve avvenire. Canalizzazione per quanto riguarda le fauci di Viego. La kill arriva solo adesso. Tecoteco viene preso da Dreammaker. Attenzione a Seed. Aria ha usato il proprio charm sul minion, altrimenti lì ci sarebbero stati dei controlli molto pesanti sul support avversario. E qui Exos ha fiutato odore di gold gratis all'interno della giungla nemica e quindi immediatamente si è portato a farmare i campi di Tecoteco. E questa è una buona risposta, vai a recuperare un po' di quelle risorse perse in precedenza. Qui attenzione a Copre. Gwen è immune, utilizzata la nebbia sacra, ma non vuole tradare, l'ha usata solo per riposizionarsi. Saggiamente, quella area adesso si fa forte anche di un double buff, per quanto sono presenti solo gli stivali di Yona nel proprio inventario, quindi non un incremento del danno magico, quella è comunque tutta build haste, fondamentalmente molto utile per una Ari che tra l'altro, come detto, avendo il doppio buff non sostanzialmente consuma nemmeno quelle porzioni di mana così sensibili all'inizio partita. È un bel recupero per i Project Eleven, che per quanto sotto di una kill a livello monetario sono perfettamente in pari. C'è stato per l'appunto, come detto, una buona ripresa da parte loro. Colui che purtroppo adesso sta soffrendo tantissimo è il Checco 80, che rappresenta la corsia superiore di questi P11, che purtroppo ha un farm decisamente colpito da tutti questi scenari aggressivi dell'early game, con 20 CS in meno della controparte, e purtroppo anche l'investimento di quelle summoner spell per provare a tornare in corsia tempestivamente adesso lo mette in difficoltà, perché deve fare tutto il tragitto a piedi e in fase iniziale di partita sappiamo quanto questo costi anche in termini di mera esperienza. Infatti lo vediamo, livello 6 contro livello 5, quella singola andata forse non rimetterà in pari le cose. Molto difficile da dire in questo momento. Io stavo cercando di rendermi conto di quali potessero effettivamente essere gli scenari di partita. E se da un lato vedo tanta voglia di combattere per quanto riguarda i Dren, dall'altra vedo una formazione che vuole giocare un po' più tranquilla. Attenzione, ulteriori fauci, utilizzato il flash da parte di GP per salvarsi. C'è anche un barile che non colpisce però nessuno. Il dritto filo da parte di Copre è stato proccato, quindi anche perché con minimo di vittoria c'è stata. Beh sì, questo è stato un uso consapevole del flash, ma Tecoteco vuole rimanere lì perché quel GP non ha più le summoner spell ed è un bersaglio veramente fragile ai danni di un Viego che ha così tanto dalla sua. Tra l'altro, data la presenza di quella faretra solare nel suo inventario, quello sarà un Viego da Kraken Slayer, un ritorno su questo tipo di oggetto. Sembrerebbe di sì, e infatti è un oggetto che contro un Braum ti può dare magari un po' di vantaggio, un po' di aiuto. Ed è soprattutto un setup su Viego che vediamo sempre più spesso. Facciamo un po' di attenzione perché in bot lane Seed e Relentless non hanno priorità in questo momento. Infatti Xinjiao, anche conscio del fatto che Viego si trovava nella sua giungla, si è portato ad ottenere il drago infernale, il drago della montagna, perdonatemi, il primo della partita. E adesso si va a rubare anche tutti i campi nemici, dando a Viego però la possibilità di portarsi sul messaggero. Attenzione a Relentless perché non hai livello 6, nonostante Seed si sia spostato molto spesso sulla mappa, cosa che invece
Lari ha ottenuto. Exos sta arrivando e sta arrivando pure Dreammaker. Buonissimo da parte di Sid. La concatenazione di controlli arriva completamente a vuoto con il suo roaming. E questo rimette i Dren in una posizione meno negativa rispetto a quella che avrebbero potuto maturare. No, assolutamente, anche perché per quanto riguarda la giungla vediamo ancora quel livello di vantaggio da parte di Diego, che dalla sua comunque aveva ottenuto tanto. Attenzione qui, c'è immediatamente la pioggia di proiettili da parte di Gangplank, e qui Exos troverà la seconda kill della sua partita. È questo il rischio di giocare contro un GP. Hai quella suprema globale che ti può fornire così tanta utility, così tanto potenziale di andare a combattere, e adesso c'erano già tre membri dei P11 lì, hai aggiunto praticamente il quarto anche se non si trovava lì nello specifico, hai portato a casa un'altra kill. Tekoteko continua a power farmare, questo va detto, e sta dando una grossa mano a Copr. Ma se quell'Ezreal dovesse scalare insieme ad Ari, le cose sarebbero comunque abbastanza problematiche. È già arrivato il predatore di essenza, quindi a livello di mana ci saranno molti meno problemi per l'Ari. E devo dire, per quanto ci siano tre membri da scaling e mezzo per i Dren, i P11 possono in qualche modo rispondere. Tekoteko qui riesce semplicemente a scappare con il suo sentiero della mietitura. Perfetto il timing sulla kill del barile. Si spostano Diablo e Sid, ma ci sono anche Exos e Thomas Fate. Qui ci potrebbe stare un ottimo 3v3, molto interessante. Provano con la pulizia delle wave, grazie a Victor è arrivato il teletrasporto. Utilizzata la suprema di Tekoteko per disingaggiare, mai baitato il teletrasporto di quella Ari. Adesso hai preso un buon cooldown, Diablo ce l'ha ancora up, qui hai TP advantage, qui puoi giocare di azioni proattive. Già, questo è ottimo, ma hai sacrificato Sid. Sid era in una posizione ovviamente difficile da gestire, e soprattutto si sta vedendo costretto a delle rotazioni che non stanno lasciando nemmeno libero spazio a Relentless di farmare in libertà. Vediamo Sid livello 4 contro il livello 6 di Thomas Fate, e Relentless per appunto livello 6 contro il 7 di Lari. Ezreal è il miglior carry che possa gestire quantomeno in solitaria la corsia inferiore, ma non solo, anche la dual lane, quindi un lavoro facilitato data l'assenza di Sid da questa corsia. Uno scenario per i Dren che aveva visto un buon successo nell'early non sta ripagando tutte quelle attenzioni. Il voler allontanare Kekko in questo momento sta sì rallentando l'accumulo di moneta ed esperienza per quel Gangplank, ma allo stesso tempo non sta ripagando appieno nemmeno Copr, che per quanto abbia zonato l'avversario non è riuscito a premere sulle placcature per l'attuazione di una strategia diversa da quella che il jungler voleva trovare. Stava frizzando, come lo vediamo fare in questo momento. Funziona, sì, come detto, per limitare l'esperienza avversaria, ma non ripaga per attenzione qui adesso. Qui Sid cadrà di sicuro, dipende soltanto chi la prenderà questa kill. È stato effettivamente Xin Zhao. Questa sarà anche una prima torre, full placcature che cade nelle mani dei P11. Un early game spettacolare da parte di Kekko 80 e compagnia. Ari ha 2 kill, Xin Zhao ne ha 3. Ezreal si è preso 5 placcature e il first brick, con il primo item già completato e il secondo che arriverà molto a breve. Questi sono dei P11 che non devono chiedere niente a nessuno, se non a Kekko di utilizzare questa suprema per depushare. Diablo è arrivato, i danni ci sono, ma attenzione perché Copr è estremamente basso. Il flash di Dreammaker, e Copr riesce semplicemente con un dash ad evitare il bacio di questa volpe dalle 9 code. Viene evocato anche il messaggero della landa. Perfetti i Dren in questa esecuzione, anche per quanto riguarda lo split dell'aggro della torre. Non arriverà la struttura per andare a pareggiare quella in bot dei P11, ma hai preso un po' di gold ai tuoi avversari, e questo è già qualcosa per te. E purtroppo stiamo vedendo un Dreammaker che, nonostante il vantaggio ottenuto fino a questo momento, fatica un po' a trovare quei kiss. Già durante la schermaglia precedente purtroppo uno era andato a vuoto sul minion, i teletrasporti chiamati da parte sua sulla costa superiore gli hanno fatto perdere un po' di tempo, nonostante comunque mantenga un vantaggio in farm. C'è bisogno qui da parte del midlaner dei P11 di un piccolo reset, di un piccolo focus anche sulla gestione del micro e del proprio key. C'è bisogno di trovare quei charm fondamentali per la gestione di un teamfight e per l'ottenimento di un successo. Copr non doveva poter ottenere una kill così facile in corsia superiore sotto torre con un setup così rischioso. Nel frattempo, in tutto questo però, data la pressione trovata sia in corsia centrale che in corsia inferiore, i P11 si portano a casa un altro drago.
Ed è comunque il secondo questa volta dell'Hextech e ti va ad aprire una landa infernale. Questa è buona. Qui devi continuare a mantenere alta la pressione su questi Drake, perché se arrivano i Dren che scalando sul mid game ti si vanno a prendere quattro draghi infernali e si prendono anche la fiammata finale, da quel momento in avanti io dubito fortemente che tu possa effettivamente fare qualcosa. Detto questo, ti ripeto, la condizione di vittoria dei Dren Esports non è quella dell'early game. Questo lo abbiamo ripetuto e va sottolineato ancora una volta. Dal canto loro però i P11 stanno riuscendo ad incontrare le loro di winning condition. Hai uno Xin Zhao fiddato, hai un Gangplank che ha perso tanto ma che non è completamente in Flame Horizon. Qui Diablo prende un po' di schiaffi, viene addirittura fatto saltare in aria dalla frattura glaciale. Non arrivano abbastanza danni da parte di Ezreal, che ha già utilizzato anche la sua Suprema. E qui attenzione a Teco Teco, viene preso da tre membri della formazione avversaria, adesso quattro, anzi praticamente manca solo Gangplank. Dreammaker troverà la kill dopo tutti i controlli che è riuscito a tirare addosso al diretto avversario. Qui Viego decisamente soso, avevi un po' di pressione in top lane fino a qualche secondo fa, ma in mid lane ti stavano distruggendo, non potevi permetterti un'azione del genere. Ma attenzione, arriva Copre, l'ha ancora lanciata da parte di Sid in apertura. Gwen è immune, ma il dritto filo è stato utilizzato comunque, un cooldown che va a riposo per un bel po' di tempo. Però sei riuscito a far disingaggiare i tuoi avversari, sei riuscito a farli beccare, li hai allontanati dalla struttura, quindi va bene come investimento, non è particolarmente eccessivo, anzi a breve tra l'altro anche grazie al livello 11 questo cooldown si abbasserà ulteriormente. È una Gwen forte di Sagoma Land e di Calzari di Ionia, quindi l'ability haste e l'omnivamp si fanno sentire nel suo kit. È una Gwen che piano piano sta arrivando per l'appunto a trovare quei primi spike, tra l'altro come detto nei confronti di un GP che è stato così tanto allontanato dal farm, circa, anzi nemmeno circa 50 minion spaccati per ora di differenza tra i due top laner. Beh, lo vediamo tramutato anche nell'inventario, manca il mitico per GP, ancora niente virtù della triade, quindi sostanzialmente l'hai messo in difficoltà, hai portato a casa il task. Dall'altra parte lo stesso si può dire però per la corsia inferiore per dei Project 11, che per quanto non abbiano uccisioni dalla loro hanno quei 50 CS di vantaggio che a livello monetario sono anche più di una mera kill, e quell'Ezreal tra pochissime stack sostanzialmente, ne mancano 6, si parla di due abilità, avrà la Muramana. Quello è un Ezreal che ormai è ben più operativo del carry, del carry avversario, che ancora non ha completato il primo oggetto. I Project 11, per quanto sul tabellone non abbiano un vantaggio enorme monetario, hanno raggiunto il loro punto di partita migliore e infatti stanno usando come devono fare. È quello che devono fare, te lo dicevo, hanno loro adesso la possibilità di fare la partita e devono cercare di utilizzare le loro risorse in funzione di questa loro presa di coscienza in questo momento. Perché tra 10 minuti, se siamo ancora qui a commentare questa partita, ci troveremo a commentare una Gwen che avrà outscalato completamente Xin Zhao, Ahri e anche Ezreal e Brom. Avremo un Viego che già con queste kill, con un altro oggetto, due magari, tra l'altro non è Kraken Slayer, ma è Arcoscudo Immortale l'oggetto mitico per lui. Ti ritroverai con una Jinx che si spera per Relentless avrà magari ottenuto un po' più di farm di questo momento, e magari con un Viktor che faticherà contro Ahri perché quest'ultima è estremamente fiddata, ma è un Viktor che riuscirà tranquillamente ad scalarla poi. Mi ha stupito, devo ammetterlo. Avevo dato per scontato l'acquisizione del Kraken Slayer, del Viego. Quando mi hai chiamato un oggetto differente ho subito volto lo sguardo ed effettivamente sì, e sono corso al volo a fare anche una piccola indagine per quanto possibile, ed effettivamente non è un qualcosa di tipico, standardizzato, perciò sono curioso di vedere come si inserirà nel game. Effettivamente possibilità di buildare ferite gravi ce ne sono poche nella formazione avversaria, perciò avere quella tipologia di oggetto potrebbe premiare, anche dato lo scudo che conferisce l'attivazione della passiva dell'oggetto per l'appunto in situazioni difficili. In questo momento quel filo in più di coriacea età potrebbe servire a Viego per cercare il reset, perciò un'ottimizzazione che come detto mi interessa e voglio scoprire durante la partita. Infatti col corso del tempo sicuramente vedremo qualcosa di più. Parti dal presupposto che adesso a partire da Ezreal è arrivata effettivamente la Muramana fu staccata. C'è arrivato subito anche il teletrasporto di Copre, perché ora si deve combattere su quello che è il Drake. Non puoi più lasciare obiettivi di questo genere ai P11.
Tegu viene colpito e ciancato in maniera abbastanza consistente da parte del True Shot Barrage di Ezreal. Attenzione perché Relentless ha deciso di rimanere fuori dal pit, se la vedrà con Ezreal, ma Sid cade ancora una volta. Diablo è completamente zonato, deve flashare ma è il lato sbagliato della mappa, prende la conifera esplosiva. Nel frattempo Viego prende tempo, trova una kill addirittura su Ezreal, cade tantissimo DPS nella formazione dei P11, Laserone arriva addirittura allo stun messo a terra da parte di Diablo, ma il disengage sembra completato e di successo. Gangplank nel frattempo si è preso una torre e potrebbe fare bis. Hai scambiato supporto per AD Carry, quindi per i Drain sicuramente uno scenario buono, data la posizione anche di quel drago infernale. Statistiche offensive vengono sostanzialmente amplificate. Buono da parte di Checco aver ottenuto questo drago, difficilmente avresti potuto aiutare i tuoi alleati se non con la Suprema, cosa che hai potuto fare globalmente anche dalla distanza. Eri quasi costretto a sacrificare quel drago, proprio perché Checco, anche qualora avesse investito il proprio teletrasporto, non avrebbe portato un vantaggio effettivo e concreto alla propria squadra. Sei disposto a cederne uno, ma non puoi permettere che i Drain da questo momento continuino ad accumulare così tanto dalla loro. Hai, come detto, scambiato il carry per il supporto, non è uno scenario positivo, e quello è un Seed che, tra l'altro, è particolarmente fragile, anche dato il distanziamento preso da quella corsia inferiore e la volontà di effettuare rotazioni. Sono tra l'altro molto curioso anche di un'altra cosa. Ne abbiamo parlato finora molto poco, ma Dreammaker è appena andato a chiudere la concentrazione dell'orizzonte come secondo oggetto. Si trova 4-0, è molto in vantaggio per quanto riguarda i minion rispetto al diretto avversario. Però con tutto questo edge sui gold, con tutto questo vantaggio monetario, mi sarei aspettato la presa di un copricapo di Rabadon come secondo item per andare ad ottenere subito quello che era il potere magico bonus di quel 35% in più che l'oggetto ti conferisce con la sua passiva. E qui vediamo un Herald evocato praticamente in base, quindi sostanzialmente sprecato. Infatti vediamo Sid fare bella copertura nei confronti di Victor sulla corsia inferiore, perché almeno una testata vuoi cercare di fargliela dare. Il problema è che la wave è estremamente rigida e per quanto Victor si possa permettere un buon potenziale di wave clear, il tempo che vai a perdere è davvero tanto. Ed Exos qui aveva addirittura cominciato la presa del Barone Nashor senza però riuscirci. Arriva finalmente a destinazione Herald, ma servirà veramente molto a poco. Già, qui purtroppo non riuscirà a portare a casa la struttura, ma se non altro prende il tempo necessario ad effettuare una rotazione. Dreammaker rischia in questo momento. Deve utilizzare la Suprema per andare ad evitare Tekoteko e le sue foci spettrali. Si salva poi con l'utilizzo del suo scatto in avanti Viego, ma qui arriva visione su quello che è il Barone Nashor. Relentless è lì, ha la Suprema disponibile, potrebbe provare il Mega Razzo della Morte, ma non ha idea di quando farlo, infatti si tiene quella risorsa. Ma questi sono dei P11 che hanno trovato un ottimo Barone Nashor. Attenzione a Copri in 1v1 nei confronti di Ari, la kill c'è e probabilmente anche la rotazione sulla mid lane, utilizzata la Suprema di Gangplank direttamente sulla mid. Copr ha la possibilità di tirare dritto su questa torre, la velocità d'attacco c'è perché è arrivato anche il dente di Nashor. Tekoteko a dare buona copertura. Sai, ancora di più la tua chiave. Attenzione però, ti lascio subito la parola. Eh sì, perché qui Diablo si è fatto cogliere in castagna e lo stesso si può dire per Sid ancora una volta. 0-4-1 da questo support, non me lo sarei veramente mai aspettato. Arriva il teletrasporto appunto da parte di Gwen, che sta cercando di mettere una pezza ad una situazione di partita veramente a dir poco disperata per i Drain in questo momento. Solo in parità per quanto riguarda le torri, sotto per quanto riguarda i gold, praticamente senza un AD carry e un mid laner, e con un supporto che sta faticando più di quanto abbiamo mai visto prima. E qui ancora di più risulta strano, anche dato il vantaggio che Tekoteko aveva trovato in fase iniziale con le due uccisioni. Era un enorme successo per una squadra che voleva scalare, voleva risorse extra e le aveva trovate. Adesso ci ritroviamo in uno scenario abbastanza difficile. È vero, ne abbiamo parlato, ne abbiamo discusso. Premia con il protrarsi della partita, nelle fasi ovviamente avanzate, ma allo stesso tempo cedere il passo agli avversari sull'acquisizione di obiettivi come quel drago infernale che tra 20 secondi arriverà,
non è una mossa sana per una formazione che vuole avere un aiuto supplementare per coprire queste fasi centrali di partita. Per adesso non c'è informazione sulla squadra avversaria, potrebbero cercare un'aggressione, arriverà forse adesso. Arriva adesso il True Shot Barrage, copre è immune, ma Sid è praticamente in fin di vita, e quindi portarti al contest su un potenziale drago dell'inferno senza il supporto, diciamo che diventa abbastanza problematico, senza contare che quel Drake sta praticamente venendo già conquistato e venendo ultimato proprio in questo momento da Exos. C'è Checco che fa buona copertura, buoni barili esplosivi, sono veramente, fanno veramente molto molto danno. Attenzione qui, arriva effettivamente il Drake, nessun morto, la conta finale. Rimane sullo 0-0 per entrambe le squadre, ma i P11 sono al soul point con un drago dell'inferno, quindi 4% di statistiche adattive offensive anche per loro. Sai, è un nessun morto, ma perché Teco eh sì, e Sid erano d'un passo da lasciarci. E attenzione, attenzione qui, copre il fight insieme a Teco e anche al suo nessun altro. Erano in 2v4, anzi v5 adesso che stava arrivando il teletrasporto di Dreammaker. Disastro totale per i Dren, che qui si fanno anche reingaggiare. La double kill con un bellissimo critico da parte di Gangplank. Viene trovata anche la kill da parte di Dreammaker su Sid. Addirittura il rush spirituale di Dreammaker in avanti. C'era stato anche Leal da parte di Relentless, che viene sprecato perché Thomas Fate capitalizza sulla kill. Qui possono provare ad andare sulla chiusura i P11, o quantomeno prendersi un inibitore. È rimasto soltanto Copr in chiusura. Cade l'inhibitor, ci sono tre minion, sono tre caster, ma i danni sono tanti. E soprattutto investito il teletrasporto da parte di Checco per andare ad impedire che uno di quei minion morisse. La prima torre è già giù, si ingaggia su Copr, i danni ci sono, sono veramente tanti. Ma la seconda torre del Nexus è andata giù. Però stanno trovando un fight della vita i Dren, molto greedy. Qui P11 Dreammaker va a cadere dopo anche altri tre dei suoi avversari, ed è anche uno shutdown, Nexus scoperto. Ma che colpo di reni Dren. Ok, qui effettivamente non hanno voluto mollare, non hanno dato per scontato il risultato, sono riusciti ad arrestare l'ascesa degli avversari, che però nonostante gli shutdown raccolti mantengono una gold lead che addirittura è maggiore rispetto agli scenari precedenti. Wow, Ezreal, 3000 unità di vantaggio nei confronti di Relentless, un oggetto di differenza praticamente, e quel vantaggio lo vediamo ripetuto anche in questa centrale. L'unico è Copro, che ancora una volta insieme a Teco li avevamo già caratterizzati effettivamente un po' come i leader di questa squadra, riescono a trovare risposta. Difficile però poter gestire con questi due campioni la squadra avversaria, o meglio, Gwen è un ottimo campione da late game che può vincere una partita. Viego con i reset ci può riuscire, ma trovare dei reset con quella tipologia di build anche, che comunque vuole provare a cercare della coriacità invece che il mero danno, non sarà facile. Non sarà facile, come avrebbe potuto fare un Viego diverso in una situazione diversa. Sid purtroppo oggi sta soffrendo, e l'hai detto, non ce lo saremmo aspettati da questo supporto. Purtroppo un po' sottotono oggi e la sua squadra lo sente. Attenzione però, perché adesso a farsi trovare fuori posizione è stato Thomas Fate dei P11. Riesce in qualche modo, grazie allo stand behind, a riposizionarsi, ma adesso ammaliato è stato il diretto avversario, ed Ezreal capitalizza la kill su Gwen. Cade molto DPS in casa Dren, ma Dreammaker è stato trovato, la double kill è stata presa però da quell'Ezreal. Adesso Diablo trova la kill su Dreammaker. E Relentless riesce a trovare il proc della sua passiva con la kill su Ezreal di risposta. Un 2x3 forse, 2x4 Exos no, riesce a sopravvivere. Ma Checco trada benissimo cross map, se ne infischia del fight, va a pushare addirittura il demolish. Questa sarà una torre interna per un Gangplank che va a guadagnare 600 gold, sono tantissimi, sono due kill già, anche perché fino a questo momento è passato in sordina, ma quel Gangplank ha completato il terzo oggetto e tornando in base adesso inizierà ad impostare il quarto. È un GP che non è più lontano dalla propria squadra, bensì riesce finalmente a essere utile a tutti gli effetti. L'abbiamo visto purtroppo in una singola azione, diciamo legato con alleati, ma da questo momento in poi probabilmente la partita e il ritmo cambieranno, perché arriverà il drago tra un minuto, il barone è già up. Sostanzialmente la presa di anche solo uno dei due obiettivi potrebbe dettare la parola fine su questa partita.
Devi rispettare però i Dren, perché comunque con quella presa, se non altro, sono riusciti finalmente a mettere Jinx su una posizione relativamente più comoda. Saluti di Lord Dominic presenti nel suo inventario. Dall'altra parte Ezreal ha risposto con la letalità, con l'artiglio del predatore, quindi alto il potenziale di danno. Ho trovato l'attivazione dell'oggetto, ma allo stesso tempo scambi con l'esigenza di doverti lanciare in mezzo alla squadra avversaria. Assolutamente sì, infatti una delle narrative da andare a impostare è proprio quella. Però facciamo un attimo attenzione adesso, perché Sid trova una bellissima ancora per ingaggiare. Copre già dentro, serie interrotta su Ezreal, molto meno danno presente per i più 11. La seconda kill, la terza arriva in questo momento per mano di quella Gwen insieme ad Ezreal. È una double kill per loro. Adesso si va sul Drake, ma si potrebbe addirittura cercare la chiusura. I danni ci sono, sono veramente tantissimi. Questo è un throw clamoroso da parte dei più 11, che vanno a regalare non solo un ulteriore 4% di statistiche offensive alla squadra avversaria, ma che si sono probabilmente messi nella posizione, nella condizione di perdere la partita. La seconda torre va giù, adesso copre Relentless, si sposteranno da un'altra parte, proccata addirittura anche adesso la passiva da parte di Jinx, e questo è un angolo per il barone veramente clamoroso. Exos ha ancora 13 secondi prima di respawnare, il DPS c'è ed è veramente tanto in casa Dren, non ci provano neanche Checco e Dreammaker a contestare, o meglio Checco ci prova, ma probabilmente sta solo dando una grossa mano alla formazione avversaria. Adesso doppio teletrasporto in base, viene trovato l'immobilizzamento su questo Seed che probabilmente andrà a cadere. Gli hanno fatto il colpo gobbo, ma sono riusciti già a tornare in base i Dren, perché c'era il recall maggiorato e potenziato dalla mano del barone Nashor. Qui un throw incredibile di due summoner spell che avresti potuto usare in momenti molto molto migliori. Qui davvero infelici i Project Eleven di uno scenario che poteva funzionare. Il backdoor era possibile, anche perché era arrivata la Suprema da parte di Ezreal, le aveva colpito praticamente tutti tranne Diablo, quindi aveva trovato, se non altro, annullato il recall. Attenzione qui. Attenzione adesso, questo potrebbe essere l'ultimo fight. Relentless molto basso in vita, missa l'ultimate, ma Copre ha ucciso Exos e Diablo ha ucciso Dreammaker. Sono già orfani di Xin Zhao e di Ahri, più 11 adesso. Teco Teco la capitalizza pure su Ezreal. Il teletrasporto da parte di Copre c'è, ma probabilmente vuoi andare ad arrestare prima Checco. Vediamo se andrai ad utilizzare questa importantissima risorsa oppure no. Questa Gwen continua il push insieme ai suoi compagni di squadra. Brom recall, la Gangplank è già arrivato in base, ma qui sarà sicuramente torre dell'inibitore e inibitore stesso, probabilmente anche qualcosa di più, perché di DPS ce n'è veramente tanto. Relentless ora procca la passiva, quindi velocità d'attacco sicuramente incredibile da sostenere. Si può andare per la chiusura, viene trovato da Teco Teco il barile, Checco non riesce a collegare, prima torre che potrebbe andare giù, Gwen è immune, la kill arriva subito su Brom, si insegue su Checco che deve correre, ma se ne infischiano i Dren, perché questa per loro è partita. Beh, possiamo dire una cosa a tutti gli amici che ci seguono da casa: questo serva da monito in solo queue. La partita non è finita finché non vedete la scritta sconfitta. Mai... molto zemaniano, devo dire. Sì, sì. Mai scrivere slash FF, mai fiammare gli avversari e gli alleati soprattutto, perché questi sono gli scenari che si possono aprire nel momento in cui si crede in qualcosa. Cosa succede? Che ribalti completamente la presa di un Nexus e nel giro di 5 minuti ti porti nella base avversaria e vinci. Chiedo umilmente perdono, è vero, Sid era partito sottotono, ma con le ultime sostanzialmente due ancore durante l'apertura dei teamfight ha ribaltato tutto. Prendere quell'Ezreal due volte di fila ha portato via il DPS, quantomeno buona parte di questa importante statistica degli avversari, e ha sostanzialmente vinto i fight. È vero, sì. Copre Teco Teco ancora una volta hands up, perché davvero questi due giocatori insieme fanno paura, fanno davvero paura, hanno delle performance davvero su un altro livello, sembrano arrivare da un altro pianeta, ma sicuramente Sid con quelle ultime ancore ha dato il contributo e ha facilitato il lavoro dei suoi alleati. Assolutamente sì, infatti se dovessi eleggere un personale MVP questa volta non sarebbe probabilmente neanche Copre quanto forse Teco Teco, sì. Perché grazie alle sue giocate è riuscito a mantenere attiva tutta quanta la baracca ed è riuscito a portarla avanti fino a trovare poi quella che è stata la vittoria finale. Veramente ottimo da parte sua questo playstyle, ma credo che possiamo andare a parlarne addirittura con Suni, quindi ti saluto per un attimo, Coder, e ci ribecchiamo tra pochissimo. Okay. Allora buonasera Suni, mi senti? Tutto buonasera. Bene? Buonasera, sì, tutto chiaro, forte e chiaro.
Perfetto, anche tu estremamente chiaro. Allora, intanto complimenti per questa vittoria. Ora, Grazie. mi perdonerai, ma sarò un pochettino provocatorio. Vi abbiamo visto cioccare leggermente durante questo game. Ti senti di dirmi secondo te come mai? Era volutamente provocatorio, era Ah, nella no, è premessa. ovvio, 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 ovvio. Detto in maniera, diciamo così, messo in maniera semplice, credo che ho fatto secondo me io un errore nell'ordine di due pick. Poi non ci siamo gestiti bene il fatto che volevamo giocare, che avessimo Guan in top lane e Jinx in bot lane. Ok. Quindi è, cioè, Chiaramente. scusa, vai. Ok, No, 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 prego, prego, finisci, che scherzi. no, insomma, hai queste due campioni che sono, insomma, che non possono essere lasciati con, diciamo così, zero risorse e non abbiamo risposto, diciamo così, bene a questo. Oltre a quello, devo dire, poi vabbè, abbiamo fatto la nostra magia, no? Siamo arrivati in mid Eh beh. game, Copper ha fatto i suoi flank, Seed ha preso i suoi hook, Jinx si è preso i suoi reset, Jinx non è mai, la maggior parte delle volte non è mai morta, c'era un sacco di fight, c'era anche Dreammaker che arrivava sul flank e non è mai morta nemmeno da quello, quindi un chilling. Ok, beh, c'è da dire comunque che i più 11 giovedì scorso e anche oggi ormai si sono dimostrati una formazione che sicuramente sta crescendo, quindi cercare di interpretarli immagino che sia comunque abbastanza complicato ancora a livello interno, quindi magari di coaching staff come te e quant'altro. Quindi, detto questo, io passerei un po' ad un'altra domanda. Noi abbiamo visto ormai che Copr è un po' sulla bocca di tutti per quanto riguarda il Proving Grounds e non è assolutamente una novità. Avete avuto sicuramente il grandissimo merito di andare a scovarlo, anche se di scovare Copr non è che si possa effettivamente parlare, data la sua fama già pregressa, ma quello che ti voglio chiedere è... Sì, dimmi, No, cioè... vai, vai, vai. No, c'è Ok, un Finisci, dopo c'è un aneddoto divertente su Coppa. Benissimo, io quello che ti volevo chiedere è una domanda un po' calcistica sostanzialmente, però delle dinamiche del genere io immagino che si possano venire a creare anche all'interno di team di esports. È un po' come avere un Cristiano Ronaldo in squadra, nel senso che catalizza tutta quanta l'attenzione di tutti su di sé, o è comunque un giocatore che si mette al servizio di tutto il resto della composizione, che è felice di aiutare gli altri, che cerca comunque di portare le sue magie, chiamiamole così, ad un livello successivo? Ok, non lo metterei in nessuno dei due estremi. Sa qual è la sua forza e sa che può metterla al servizio del team. E non è relativamente super egoista da quel punto di vista. Sa che è il migliore della lega e quindi sa che si può permettere determinate cose e non ci fa pesare altro, diciamo così. Ok, comprendo sicuramente. E questo aneddoto di cui mi avevi Ah, parlato? l'ha trovato Diablo in solo Ah! queue. Così. Quindi sì, l'ha trovato Diablo, ha detto "Guarda, ho trovato questo qui in solo queue in top lane, sembra forte". Abbiamo visto e ha detto effettivamente. Ma ci siamo chiesti perché non, nessuno l'avesse, no? Cioè, perché non fossimo uno dei pochi team, appunto, e avessimo trovato questo giocatore. Perché, appunto, come dicevi te, poi avevamo dei regressi. Cioè, Copro non è proprio uscito dal niente, cioè Eh ha beh, avuto no. degli altri split, quindi buon per noi, direi. Direi buon per voi, questo è poco ma sicuro. E allora, Zuni, prima di salutarti, io come al solito, ormai lo saprai probabilmente meglio di me, ti cedo il campo, ti cedo il microfono per eventuali dichiarazioni, banterini, flamerini. So che non tendi a non farlo molto spesso, però abbiamo iniziato provocatori, finiamo provocatori. Bene. Non è che sei obbligato, per Direi carità. no, francamente non ho niente particolare in mente, spero solo che possiamo migliorare come team. Direi che ora come ora il mio interesse, il mio focus è sul team. Abbiamo roba su cui lavorare. Perché
cioè, si è un po' ripetuto quello che è successo in altri giorni, quindi sì, ci sono solo cose da lavorare e solo roba da fare. Va benissimo, allora grazie per essere stato con noi, ancora una volta complimenti, adesso 3-0, quindi dominate la classifica e vediamo se i Desire riusciranno a riprendervi. Divertitevi questa sera tu e tutti i tuoi ragazzi, perché comunque ve la siete meritata come vittoria. Noi eravamo, sia io che Coder Insider, eravamo letteralmente seduti sul bordo della sedia per tutta la partita. So che non abbiamo la caster cam da casa, ma vi posso garantire di sì. Detto questo, spero di rivedere ancora qualcuno di voi, Dren, qui al caster desk nell'immediato futuro, e ti auguro una buona serata. Grazie mille, è stato un piacere. Sai, anche per noi. Sì, sicuramente. Quello che volevo dire è che mi piace che anche dinanzi alla vittoria, dinanzi a un risultato così positivo, con una presa di potere in una situazione disperata, il focus rimanga orientato al comunque volersi migliorare, al voler lavorare e al cercare quello che va sistemato. È una visione adulta e cosciente di quelli che è il proprio compito e per l'appunto il proprio margine di miglioramento. E nonostante il livello alto, avere questa visione, ragazzi, è magnifico, magnifico. Assolutamente, sono totalmente d'accordo con te, Tsuni. Tra l'altro è un ragazzo che conosco, ci ho parlato spesso, so benissimo come la pensa su certe cose, quindi ti posso garantire che sei molto molto vicino alla verità, effettivamente. Detto questo però, ancora una volta una brevissima pausa prima di passare a Game 3, rimanete sul canale di PG Sports LOL perché tra 3 minuti e mezzo rivedrete ancora i nostri faccioni, ma ancora di più le bellissime giocate delle squadre che si affronteranno. A tra poco.